decisamente meglio la ripresa rispetto a un primo tempo sottotono. Poi è arrivato questo calcio di rigore trasformato da Mariano, un punto di cui portare a casa soprattutto il punto in realtà. Oh, vabbè, il risultato positivo. Venire qua adesso in questo momento con una squadra tutta rinnovata, con una squadra anche con giocatori di categoria superiore, perché hanno fatto investimenti importanti e vogliono salvarsi, e quindi sarà difficile per tutti. Però è chiaro che il primo tempo l'abbiamo non giocato come il secondo. Il primo tempo eravamo più leziosi. Siamo stati al gioco loro perché sapevamo che qua dovevamo anche combattere sotto l'aspetto dei nervi, no? Perché era una partita agonisticamente altissima. E quindi ci siamo fatti prendere un po' dal nervosismo. Abbiamo avuto tante ammonizioni di qui alla fine della gara. Però poi andiamo via con un risultato positivo e dobbiamo cercare di migliorare, perché sotto l'aspetto della prestazione dobbiamo migliorare. È chiaro che la voglia di riagguantare il pareggio a tutti i costi e non mollare fino all'ultimo minuto ci ha premiato. E quindi è questo che dobbiamo avere noi, a sopperire anche a quelle che sono magari delle carenze tecniche in questo momento. Oggi ci mancavano anche dei giocatori importanti, non sotto l'aspetto numerico, ma soprattutto sotto l'aspetto tecnico, perché ci è mancato anche quel palleggio in più, quella tecnica in più. Però usciamo con un risultato positivo che ci fa guardare avanti per quello che sarà la partita di giovedì. Si torna subito in campo giovedì. Quanto importante è tornare immediatamente in campo e soprattutto un'altra gara in casa che sicuramente la Fidelis vorrà non fallire. No, decisamente. Sappiamo che anche il girone di ritorno dobbiamo sapere tutti quanti che si azzera tutto, perché tutti quanti vogliono raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati, e quindi non esiste il testa coda, non esiste tutte le partite. Ho visto anche i risultati, ci sono tante squadre dove hanno fatto risultato e bottino pieno, contro magari chi era favorito, e quindi questo è un campionato particolare, tosto e particolare, e quindi ci prendiamo questo punto e dobbiamo preparare subito la partita con l'avverso di giovedì.